Edizione del pomeriggio delle notizie flash dal Corriere di Sciacca, oggi è mercoledì 20 novembre. Il comune di Sciacca non poteva partecipare all'avviso pubblico per interventi sui teatri emesso dalla regione siciliana perché non è proprietario del teatro popolare Samonà. Basta leggere il bando per rendersene conto. Lo afferma oggi il sindaco Francesca Valenti in merito al caso del teatro che non è stato destinatario di finanziamenti regionali come è avvenuto per tante altre strutture siciliane. Il primo cittadino ha poi riferito che l'amministrazione comunale sta lavorando per una concessione pluriennale di valorizzazione con annesso appalto integrato. Il caso del teatro Samonà sta pure dando vita ad uno scontro politico, anche se ad esporsi al momento è soltanto Salvatore Monte, che dice di parlare da cittadino indignato. Non è convinto Monte del fatto che il comune non poteva partecipare al bando per contributi in favore della riqualificazione dei teatri siciliani. Per l'esponente dell'opposizione, anche se non c'erano le condizioni normative, il comune, quando ha appreso del bando, sarebbe dovuto andare a Palermo con i propri amministratori e uomini politici di riferimento per tentare di trovare una soluzione per un bene pubblico che è regionale, ma della quale la città di Sciacca non ha mai potuto usufruire. Tra gli operatori culturali della città c'è grande sconcerto per quanto sta accadendo. Il teatro Samonà è stato progettato negli anni 70, non è mai stato completato e tranne che per una fase sporadica, breve, di pochi mesi, nel corso dei quali è stato utilizzato per vari eventi non teatrali perché manca un palcoscenico, non è mai stato messo a disposizione delle varie associazioni culturali. Oggi si scopre che ci sono ingenti risorse destinate a questo settore e che sono passate sotto il naso della città di Sciacca. Una situazione che fa gridare allo scandalo, che non può passare inosservata. Da Palermo fino a Sciacca occorre individuare i responsabili di tanta disattenzione, azzerare una classe politica dirigente incapace di poter regalare alla città un'opera pubblica che rimane simbolo di cattiva amministrazione e di un modo di fare politica che definire indecente è poco. L'associazione Ora Basta, cambiamo argomento, con il supporto di alcuni professionisti che hanno offerto la loro disponibilità per gli aspetti di competenza, ha elaborato e presentato oggi alla stampa il bando completo di quanto necessita per il vero e complessivo rilancio delle terme. Un bando che prevede ogni dettaglio, l'interezza del complesso termale, ma anche aspetti che riguardano il tema della concessione dei bacini idrotermali. Nello stesso giorno si è appreso che la Regione Siciliana ha pubblicato sui propri canali istituzionali l'avviso di manifestazione di interesse che entro un mese deve consentire la valutazione di eventuali interessi da parte di gruppi imprenditoriali italiani e stranieri. Tappa Saccenza venerdì prossimo per il leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli esteri Luigi Di Maio, nella giornata in cui sarà prima a Castelvetrano e poi in provincia di Agrigento. Di Maio alle ore 17.30 sarà a Sciacca. Sarà accolto dai militanti dello spazio della Badia Grande e poi proseguirà per Porto Empedocle e Agrigento e sabato mattina sarà a Licata. Sono pronti a partire a Ribera i lavori di realizzazione dei nuovi alloggi popolari di Largo dei Martiri di Via Fani. Nel cantiere, fermo da due mesi, si tornerà a lavorare tra qualche giorno per la costruzione di nuovi immobili. Tutte le procedure per l'intervento di realizzazione sono state completate. Si attendeva in particolare l'esito dei prelievi effettuati nel terreno e c'è stato il via libera da parte del Genio Civile di Agrigento. Esami di laboratorio dove si andranno a realizzare le fondazioni ma anche approfondimenti finalizzati ad escludere l'eventuale presenza di riserve idriche nella parte alta degli edifici. È tutto, restate su corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp